parola a Walter Marcocci. Walter, ci sei? Sì, ci sono, Gianluca. Eccoci. Allora, Walter è responsabile di servizi di prevenzione e protezione costituiti da direzione centrale e sedi distribuite sul territorio nel Lazio, di strutture sociali, di accoglienza e convitti studenteschi. Scusate, convitti studenteschi. È un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e lascio a te la parola, Walter. Allora, intanto anch'io do la non più il buongiorno, ma la buonasera oramai. Ringrazio il professor Cecchini e l'ingegner Coltrinari dell'invito. Aggiungo alla presentazione che ha fatto Gianluca che ho avuto una esperienza quindicennale in ambito agricolo. Per restare nei tempi, farò appello a tutta la mia sintesi espositiva e l'argomento di cui parleremo sono le prove di esodo. Le prove di esodo sono introdotte dal dettato normativo decreto ministeriale del 10.3.98, il quale appunto introduce l'obbligo delle prove di esodo e fissa i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. Inoltre all'allegato 4.7.4 descrive anche le modalità di attuazione delle stesse. L'articolo 18 del decreto 81, il decreto che si occupa di salute e sicurezza che abbiamo percorso tutta la giornata, riprende il decreto citato in quanto stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure per la gestione del rischio in caso di emergenza e la tutela dei lavoratori in caso di grave e imminente pericolo, affinché possano abbandonare il posto di lavoro in sicurezza. La prova di esodo è frutto dell'elaborazione di un piano di emergenza aziendale di cui è parte integrante. Le aziende con rischio di incendio medio o alto, in cui ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso alla valutazione dei rischi, effettuano questa prova almeno una volta l'anno. Vediamo esattamente di cosa si tratta. Cos'è una prova di esodo? È una esercitazione volta ad effettuare la simulazione di una situazione di emergenza, come può essere un terremoto, una fuga di gas, un'alluvione, un incendio generalizzato, addirittura in alcuni ambiti anche atti di terrorismo, allarme bomba e così via. Durante questa esercitazione, i lavoratori ed il personale, che a vario titolo è presente all'interno dell'attività devono effettuare l'esodo dalla struttura impegnando i percorsi individuati nel piano di emergenza aziendale. Qual è l'obiettivo della prova d'esodo? L'obiettivo è quello di allenare e mantenere allenato il personale ed in particolare coloro che hanno un incarico di addetto alla gestione dell'emergenza, per far fronte ad un'eventuale tale situazione. Vediamo a chi spetta l'obbligo di mettere in atto le misure da adottare in caso di emergenza. Alcuni colleghi già hanno descritto questa fase. L'obbligo spetta al datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di organizzare, l'obbligo dell'organizzazione delle emergenze che derivano sempre dalla valutazione del rischio, a seguito della quale egli mette in atto le necessarie misure tecniche, organizzative e gestionali da adottare in caso di emergenza. C'è una serie di attori, scusate, non mi scorre la slide, eccola. C'è una serie di attori che vengono coinvolti nella prova di esodo, che sono il servizio di prevenzione e protezione attraverso gli addetti e i responsabili del servizio, gli addetti all'emergenza, gli addetti al primo soccorso, il personale eventuale di segreteria o di portinerie, gli addetti alla manutenzione degli impianti, gli addetti alla vigilanza e ovviamente tutto il personale presente e eventuali visitatori. Le prove di esodo sono precedute qualche giorno prima da alcuni incontri che il responsabile del servizio prevenzione e protezione e i suoi collaboratori tengono con il coordinatore unico delle emergenze, gli addetti alle emergenze e con i dipendenti. Cos'è il coordinatore unico delle emergenze? Lo vedremo anche un attimo più avanti, però dato che l'ho citato, è praticamente una persona che si occupa di coordinare questa attività. Poi vedremo come viene scelto.
Lo scopo di questi incontri è quello di richiamare i principali aspetti del piano di emergenza e i compiti relativi ad ogni figura coinvolta in ognuno dei momenti dell'emergenza. Scusate, mi sono andato un pochino troppo veloce. Bene. Tanto per dare un'idea di quanto questa problematica si cali nel comparto agricolo, vi cito alcuni soltanto delle situazioni nelle quali diciamo, c'è bisogno di fare una valutazione dei rischi e di mettere in atto le prove di esodo. Per esempio, gli impianti di trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali, i mulini per cereali e altre macinazioni, gli impianti per l'essiccazione dei cereali e dei vegetali in genere, stabilimenti o impianti dove si lavorano o detengono foglie di tabacco, depositi di legname da costruzione e da lavorazione. Poi abbiamo anche luoghi a rischio elevato dove ci sono processi lavorativi con l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili, aree di manipolazione e deposito di sostanze chimiche, aree di manipolazione e deposito di sostanze esplosive, aree con notevoli quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili, edifici realizzati interamente con strutture in legno e, come precedentemente a me ha descritto il collega, gli incendi in campo aperto che sono importantissimi in queste situazioni. Per quanto riguarda, diciamo, vado molto veloce perché i tempi sono stretti. Per quanto riguarda i luoghi di lavoro di piccole dimensioni, in realtà la prova di esodo consiste nel coinvolgere il personale a percorrere le vie di uscita, identificare le porte resistenti al fuoco, identificare la posizione dei dispositivi di allarme, identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento, quali possono essere estintori, idranti e l'impianto di rivelazione incendi. Invece, nei luoghi di grandi dimensioni, è possibile effettuare anche le prove per aree specifiche di lavoro e procedere in modo da garantire a tutto il personale di individuare i percorsi di esodo. In questi luoghi è necessario affidare il controllo della prova ad alcuni addetti al fine di segnalare al datore di lavoro eventuali carenze, cioè vale a dire una serie di persone possono fare esclusivamente gli osservatori per capire se la prova è andata a buon fine e eventualmente mettere in atto dei correttivi, perché poi in realtà a questo serve fare l'attività di monitoraggio. Torniamo a parlare un attimo del coordinamento delle operazioni. L'esercitazione di esodo viene condotta e coordinata dal coordinatore unico per le emergenze, che come avete visto l'acronimo è appunto CUE. Costui è solitamente uno dei componenti della squadra di emergenza che il datore di lavoro sceglie capacità di conduce la prova. Durante la prova, scusate, vengono presi ovviamente anche i tempi impiegati perché sono importantissimi ai fini, diciamo così, della riuscita della prova. L'allarme dato per l'esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco, ma per quanto mi riguarda, io ho sempre provveduto ad informare anche con una mail il comando dei vigili del fuoco, il comando dei vigili urbani competente per territorio, perché a volte, specie poi in questo momento particolare, un assembramento di 100-200 persone può dar adito magari ad una comunicazione da parte di un passante che col telefonino dice: sono passato di fronte all'azienda X e c'erano 300 persone di sotto, sarà accaduto qualcosa. Se noi mandiamo preventivamente una mail al comando dei vigili del fuoco e a quello dei vigili urbani, loro già sanno di cosa si tratta e quindi diciamo, abbiamo meno possibilità di avere dei falsi allarmi. Una volta effettuata la prima prova di esodo, una successiva esercitazione intermedia rispetto a quella programmata per l'anno successivo deve essere messa in atto in alcune tappe
particolari, diciamo, condizioni. Le condizioni particolari sono che siano emerse delle carenze importanti nella precedente prova, a seguito delle quali siano stati presi dei provvedimenti, quindi dei correttivi, siano aumentati numericamente i lavoratori, oppure siano state modificate le vie di esodo a seguito di lavori. Al termine della esercitazione viene redatto un verbale che riporta l'avvenuta effettuazione della prova, il raggiungimento o meno degli obiettivi e le opportune conclusioni dell'esito dell'esercitazione. Il verbale deve essere firmato dal datore di lavoro, dall'eventuale dirigente, dal coordinatore delle emergenze e deve contenere il nominativo di tutto il personale coinvolto. C'è una parte di questo verbale nel quale viene descritto esattamente cosa si è fatto, quali sono le motivazioni, quali erano gli obiettivi. E assolutamente vanno inseriti eventuali correttivi. Io credo di Gianluca di essere stato perfettamente nei tempi. Ci sei? Walter, grazie. Ragazzi, una cosa per tutti i partecipanti e in particolare i ragazzi che seguono, le tematiche che stanno trattando i colleghi ovviamente sono estremamente, Walter, tu ovviamente correggimi, e sono estremamente complesse e meriterebbero molte più ore di trattazione. Questo assolutamente, in 10 minuti è Esatto. impossibile affrontare un argomento come il mio, ma anche tutti quelli che fino ad ora sono stati affrontati. Diciamo che sono soltanto un input, quindi. Esatto, E esatto. sarebbe anche Allora, bene se ci fosse la possibilità approfondire. esattamente. E allora direi di lasciare la parola agli ultimi due relatori.